È scattata la prevendita dei biglietti relativi alla partita di domenica prossima al Presti tra Gela e Palmese. La società biancazzurra ha anche stavolta predisposto la vendita di 200 biglietti al prezzo speciale di 2 euro per la curva Angelo Boscaglia, riservati ai soli studenti delle scuole medie e superiori della città. Per informazioni è possibile contattare il 348 69 34 843. Gli altri biglietti di curva del costo di 5 euro e tribuna di 10 euro possono essere acquistati nei punti vendita autorizzati. Pausa Internet in via Venezia 316 e Ottica Cassarà in via Navarra 19. Intanto prosegue intensamente la preparazione dei biancazzurri in vista della gara di domenica. Fortificata dal successo conquistato a Castrovillari, la truppa di Pietro Infantino è attesa da un altro confronto con una compagine calabra. La Palmese però non è il Castrovillari e la classifica lo testimonia. I prossimi avversari del Gela sono nelle zone alte della graduatoria a quota 13, un punto in più rispetto al team gelese. Tutte le squadre sono difficili, io ripeto sempre le stesse cose, anche domenica è stata una partita difficilissima in un avversario che non perdeva da 2 anni in casa. Oggi ci prepariamo per affrontare questa Palmese che è una squadra molto robusta, una squadra esperta, una squadra che ha ereditato molti giocatori dell'Interregio, è un gruppo di giocatori che 3-4 anni che giocano assieme, è un potenziale importante, però noi, come dico sempre, noi dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo prepararci sempre al 100%, dobbiamo essere concentrati. Noi siamo il Gela e dobbiamo fare di tutto per portare più in alto possibile questo nome. Un Gela, quello visto all'opera fino ad oggi, che non si dà mai per vinto. Esclusa la sconfitta con Ligia Virtus, i ragazzi biancazzurri hanno sempre ottenuto punti ed è lecito sognare. Si fa questo mestiere, si fa questo sport per far sognare chi ti sostiene, però noi per far sognare le persone dobbiamo stare molto svegli, dobbiamo lavorare con tantissima umiltà, dobbiamo lavorare con questo impeto, dobbiamo lavorare per mantenere questo gruppo molto, molto sano, molto robusto, molto unito. Sicuramente se continuiamo a lavorare in questo modo, non promettiamo di vincere il campionato, però sicuramente questo gruppo, se continua a lavorare in questo modo, ci possiamo togliere tantissime soddisfazioni.